in cui, come dire, i grossi temi in agenda sono quelli, da un lato, di fare il punto delle tecniche, delle metodologie di indagine, come si lavora quando ci si trova di fronte a questo altrove così impegnativo, qualche volta imbarazzante, qualche volta indecifrabile, che è la lingua degli oggetti. E mi sembrava interessante far vedere con strumentazioni diverse e con oggetti, opere cronologicamente molto diverse, quali sono i percorsi argomentativi, i percorsi delle indagini. Insomma, strumenti del mestiere, modo in cui gli strumenti del mestiere vengono usati. La intenzione era quella di provare a far vedere quanto fosse plurivoca un'opera, quanto non fosse semplice, quanto l'inevitabile pressione che nasce dal contesto, dalle sue funzioni, dalla sua fruizione, determinano questa rete di complessità. Si è scelto una serie di case studies che vanno dal Medioevo alla contemporaneità. Convinto come sono, convinto come Marco, che esiste un mestiere, che è quello dello storico dell'arte, che è di farsi certo come di provare a misurarsi con questo, appunto, questo altrove. C'è un solo cambiamento rispetto al progetto, al programma che avevamo varato. Chi ha preso oggi Repubblica, ha preso il venerdì di Repubblica, sa di che cosa stiamo parlando. La nuova attribuzione di Francesco Cagliotti di Una Madonna col Bambino, spostata da Antonio Rossellino a Leonardo da Vinci, sarà l'oggetto della seconda delle lezioni, quindi non più il Bacco di Michelangelo, ma la Madonna con Bambino del Victorian Albert di Londra. E già che sono qui, ho detto queste due parole, insomma, per dire, c'è un collante lasco, che è quello della misurazione con l'opera, però, insomma, con tutti i problemi, gli strumenti, la percezione della complessità di questa cosa che l'opera, mi fa molto piacere dire due parole per introdurre davvero Marco Collaretta, che io conosco da quando ero quasi bambino, insomma ragazzino. Sono entrato alla scuola a 19 anni, lui era già un valente, stimatissimo ricercatore del Dipartimento, dell'Istituto, allora si chiamava, di Storia dell'Arte, che stava al San Matteo. È impressionante nella sequenza degli studi che Marco ha fatto vedere l'oscillazione cronologica davvero dei suoi interessi, da storico dell'arte degli altri tempi, dall'alto Medioevo al Rinascimento inoltrato, addirittura al Seicento, alla storia della cultura ottocentesca e novecentesca, dalle arti sontuarie alla discussione critica più, insomma, più alta, più letteraria intorno alle arti visive. E l'altra cosa che mi impressiona sempre molto, io che tendo più ad appiattirmi su cronologie più limitate, è quella del coraggio di farsi delle domande cruciali, che viene dalla, come dire, dalla grande lignea della storia dell'arte a cui Marco fa riferimento. Insomma, lui ha studiato con Carlo Ludovico Raglianti e con Paola Barocchi, e l'invito a farsi le domande centrali nel pensiero storico-artistico era un invito forte, un invito pressante, sulla natura del vedere, sulle forme del vedere, sull'uso degli oggetti e l'uso delle immagini, sulla trasmigrazione delle forme attraverso le generazioni, attraverso i secoli, sul ruolo della committenza, sulle ideologie e sui saperi visivi degli artisti, sulle nascite dei generi e delle tipologie, un lungo filo rosso della sua ricerca è quello del ritratto, della polarità ritratto-autoritratto. L'altra cosa che ho sempre, insomma, ammirato e invidiato, devo dire con molta sincerità, di Marco è la chiarezza nell'argomentazione, la capacità, come dire, di far vedere al lettore in ogni punto della sua dimostrazione qual è, a quale altezza si situa il suo punto di vista, con una chiarezza veramente percepibile nello sviluppo delle pagine. Ed è per questo che, come dire, con gioia e con ammirazione lascio la parola a lui, che mi sembra molto bello che inizi questa, che sia proprio Marco ad iniziare questo ciclo di lezioni. Grazie a tutti. Grazie molte. Ora
smentirò subito questa presentazione così generosa, ma insomma i complimenti si ricevono sempre volentieri. Ecco, no, ringrazio molto, ma parto dalla prima frase di un libro che amo moltissimo, che è La storia universale dell'arte di Gombrich. Un libro apparentemente semplice, ma che per chi come me è appassionato di storiografia artistica viennese fra 8 e 900 è veramente una summa un po' di quella esperienza che è passata attraverso un giro di 2 o 3 generazioni e che ha fondato la storia dell'arte come disciplina accademica in Europa e negli Stati Uniti. La prima frase di Gombrich è: non esiste l'arte, esistono gli artisti. Io sarei ancora più radicale: non esistono gli artisti, esistono le opere. E lo divengo sempre di più va crescendo selvaggia il culto della personalità nei nostri giorni. Cioè, è terribile il solipsismo, voi verificherete di fronte ai vostri ragazzi, no? Non si dicono neanche cosa ha detto il professore di studiare a casa, no? Questo. Il solipsismo è la ricerca strenua di una personalità qualsiasi, di un'individualità qualsiasi in un momento in cui siamo tutti appiattiti e omologati. È l'altra faccia di questa vicenda, è una vicenda terribile questa, nella quale la storia dell'arte conta moltissimo. Insomma, noi abbiamo mostre su Tutankhamon, Caravaggio e Van Gogh, perché questi naturalmente sono personaggi e sono persone intorno ai quali si può organizzare una narrazione, diciamo, con la lingua franca della sociologia e della psicologia spicciole, il gossip, insomma, finalmente uno che si taglia un orecchio e lo manda all'amorosa. Questa è una cosa molto più interessante che stare lì a guardare un quadro, naturalmente, e cercare di capire un quadro. E allora è per questo che io cerco di fare un esercizio su un tipo di oggetto che per noi quasi non è arte. In Italia il Medioevo si studia solo da Nicola Pisano in avanti, o magari da Villigelmo in avanti. Insomma, quando c'è un nome c'è l'arte, la vediamo e andiamo avanti. E con un atteggiamento che fino a qualche decennio fa era proprio degli inglesi, abbiamo abbandonato l'alto medioevo agli archeologi, come se gli archeologi potrebbero risolvere il problema dell'arte. Questo non è detto. Il problema dell'arte purtroppo lo risolvono quelli che studiano l'arte, e cioè gli storici dell'arte. E penso che avere rinunciato a quasi 1000 anni di arte europea fra Costantino e Giotto, o 800 anni, sia un problema molto serio, che ha fatto emergere un altro punto distorcente nella visione attuale della storia dell'arte, cioè solo ciò che è classico, solo ciò che indica una rinascita del mondo greco-romano è interessante. In parallelo alla conoscenza sempre minore del mondo classico c'è il desiderio di vedere il classico nell'arte, ma un buon manuale di storia medievale dice che il Medioevo è nato, diciamo, dalla confluenza di tante culture diverse. C'è la cultura greco-latina, ma c'è anche la cultura giudaica e c'è anche la cultura germanica e celtica, e non bisognerebbe dimenticare questo. Perché, insomma, il Medioevo è un'epoca assai complicata. Il più grande storico dell'arte mai vissuto, Giorgio Vasari, aveva un sistema delle arti che non permetteva di comprendere il Medioevo. Riteneva arte delle cose che è difficile trovare nel Medioevo. E d'altro lato aveva ammazzato il Medioevo, è stato un grande storico di tutto ciò che avviene da
da Giotto in avanti nella prima edizione delle Vite del 50 e da Nicola Pisano in avanti nella seconda edizione delle Vite, ma tutto quello che precede non è interessante. Allora sarebbe bello che noi ci affrettassimo devo andare indietro, scusate. Non è questa l'immagine che mi serve, è un ordine diverso. Proviamo, allora forse devo andare su questa, sulla prima, e cliccare? È possibile? Allora, ancora, ecco, dobbiamo andare qua. Nel Medioevo il centro della vita è l'altare. Nell'Alto Medioevo è l'altare, il centro. E una chiesa alto medievale o anche una chiesa gotica non si possono leggere con le coordinate cartesiane. Nelle coordinate cartesiane ogni punto è uguale agli altri, perché è semplicemente definito da coordinate quantitativamente diverse. Il Medioevo, lo spazio sacro medievale si deve leggere invece con l'idea della diffusione del calore, che dall'altare, il punto più caldo, si diffonde nella chiesa e arriva fino alla porta dove possono entrare anche i cani, sa? Dal primo pezzo della chiesa, e lì è più freddo. Oppure come la forza della calamita, che quanto più una cosa è vicino all'altare, tanto più è sacra e tanto più è artistica. Come si presenta l'altare medievale? Si presenta nell'Alto Medioevo come nel mosaico di Sant'Apollinare in classe in alto, cioè è un tavolo accessibile da quattro lati e il prete sta dietro e volge la faccia all'assemblea, come nel rito attuale dopo il Concilio Vaticano II. Invece nel Basso Medioevo di norma è come una specie di credenza appoggiata o a un muro, a una nicchia, o a un pilastro, o anche semplicemente a un riferimento visibile. È accessibile solo da tre lati e il prete guida l'assemblea e normalmente volta le spalle all'assemblea. E siccome la nuca delle persone è meno interessante della faccia, è necessario che sull'altare si erga qualcosa che attira lo sguardo delle persone, perché il prete si volge verso l'assemblea solo in pochissimi momenti standardizzati, che sono quelli del Dominus Vobiscum, che è una formula che si ripete più volte durante la messa. Allora, pensato questo, vediamo come si vedeva la celebrazione, grosso modo in questo modo. E sul tavolo stavano solo tre oggetti. Stavano il calice, la patena e il libro usato dal prete, cioè Cristo come pane, vino, come corpo e sangue vivi e vivificanti e come parola. Questi stanno sull'altare e l'altare è soprattutto un tavolo, una mensa. E poteva essere arricchito anche da altri elementi, ma era accessibile da tutti i lati. Questa è una magnifica miniatura ottoniana di un codice di Ratisbona e presenta un santo nell'atto di dire la messa. È difficile pensare che questa non sia un'opera d'arte. È un capolavoro straordinario, naturalmente. E tipicamente ottoniano è l'intreccio indissolubile fra la cornice e il quadro. Noi insistiamo troppo su quello che era rivoluzionario al tempo di Wyckoff, cioè negli anni 90 dell'Ottocento, pensare che tutto sia direzionato verso l'impressionismo. Ma non è così. Tutto è direzionato verso l'impressionismo da Giotto in avanti, si potrebbe grosso modo dire. Ma prima è diverso. Nell'impressionismo si compra un quadro, poi ci si attacca alla cornice. Nell'Alto Medioevo cornice e immagine sono un insieme. È straordinario. Si vede
questa cornice rettangolare con quattro, fermata come da quattro grossi chiodri quadrati, vero? E poi c'è un grande ciborio curvo sotto il quale sta il prete con il suo diacono da una parte e dall'altra parte l'altare. Su questo altare si vede cosa c'è. C'è un piccolo ciborio d'oro, un libro foderato d'oro, un calice e una patena. E poi dal ciborio grande pende una piccola corona, qualche cosa di molto diverso da quello che vediamo oggi. Insomma, dal XII secolo invece sopra l'altare ci deve essere una croce fra due candelieri. E invece era una cosa diversa. Per ognuno di questi oggetti noi abbiamo testimonianze grosso modo poco prima o poco dopo. Ecco, per quanto riguarda il calice con la patena, faccio vedere questo calice bellissimo, piccolo così, per un altare portatile questo, che si conserva a Cividale del Friuli, che è un oggetto estremamente complesso dal punto di vista della struttura e dell'iconografia. Per quanto riguarda il libro, faccio vedere la coperta del Codice Aureo di Ratisbona, è questa. Anche qui vedete com'è difficile staccare la cornice dalla figurazione. La figurazione a sbalzo e la cornice preziosissima, montata con queste montature in filigrana e pietre cabochon, che viste di profilo danno l'impressione di strutture ad archi che reggono delle grandi cupole trasparenti e colorate insieme. E poi all'interno un libro da messa, sarebbe stato un sacramentario, avrebbe avuto una miniatura di questo genere, contemporanea grosso modo alla coperta che abbiamo visto prima. Questa è una miniatura carolingia della scuola di Tours, dunque siamo intorno al 860-70, e questo è una lettera T, cioè la preghiera più importante della messa, quella sorta di formula magica attraverso la quale le parole del prete trasformano il pane e il vino nel sangue e nel corpo vivi e vivificanti di Cristo, inizia con una preghiera rivolta al Padre. Te igitur clementissime pater, supplices derogamus, eccetera. Ci si rivolge la pagina del Te igitur, vedete che infatti di lato alla sinistra di Cristo, alla nostra destra, continua la frase Te igitur, vero? E questo bastava per far scattare la memoria di questa preghiera così importante al prete. Faccio una piccola osservazione. Da Giotto all'impressionismo, in maniera diversa, il quadro è il luogo in cui la realtà spaziosa si proietta sulla superficie. Noi percepiamo spazio, un piccolo nucleo di spazio, una casa di bambola in Giotto, uno spazio infinito in un pittore impressionista, ma il tema è quello dello spazio. Prima la pittura sta sulla superficie come la scrittura. Le lettere si possono leggere se costituiscono una sequenza lineare su un piano, che può essere anche un piano curvo, un cilindro intorno al quale girano le lettere, ma sono comprensibili le frasi solo se c'è una sequenza lineare di lettere che poggia sul piano. Questo è lo status anche della pittura nel Medioevo. E quindi, diciamo, l'obiezione famosa di Roberto Longhi al crocifisso di Giunta Pisano a Bologna, che è come una S, la S di squalo, ci soddisfa naturalmente, ma è
più giusta di quello che non pensasse Longhi. Per Longhi era un modo di svalutare una pittura che non è spaziale, che non è spaziosa, e per noi invece capire che la pittura, anche quando ha tutto il rilievo straordinario, lucido, quasi del corpo di un atleta unto, vero, di Giunta Pisano, non può essere che un rilievo. Sta su una superficie, può lievitare come un rilievo, ma non creerà mai l'idea dello sfondato spaziale che c'è dietro. È sempre il rapporto fra pittura e scrittura che conta. Come la lettera sta sulla superficie, così sta la figura sulla superficie. E se non c'è lo spazio, non possiamo lamentarci che non c'è, dobbiamo ragionare con quello che abbiamo. Anche perché quello che abbiamo qui è molto bello, no? È di grandissima qualità. Sei secoli prima di Gentile da Fabriano, il nostro anonimo pittore carolingio modula a chiaroscuro l'oro. Cioè l'oro di suo è una superficie piatta, riflettente, metallica, ma con dei piccoli puntini di bianco e dei piccoli affondi in bruno diventa qualche cosa di plastico, no? E le nuvole scendono come un bellissimo drappo, e i due testimoni cosmici della crocifissione, naturalmente Sol e Luna, uno d'oro e l'altro di argento, sono come due bellissime monete realizzate a chiaroscuro. Tutto questo fa parte del bagaglio classico del periodo carolingio, così come il corpo atletico di Cristo, che non è che sia un corpo atletico per questioni di gusto, perché gli garbava un uomo robusto a questo pittore o al suo pubblico, ma è naturalmente un corpo atletico. Il mio no, bisognerebbe che ci tornassimo. Ecco, no, io lo ho, ma voi no. Grazie. Ecco, è un corpo atletico perché naturalmente per tutta la tradizione cristiana Cristo ha lottato col male e con la morte. È l'atleta noster, come dirà San Bonaventura. Ma naturalmente tutto questo convive poi con questo sfarzo, questa importanza attribuita a ciò che è prezioso e che ci introduce un po' nel nostro discorso. Andando avanti possiamo vedere questo bellissimo piccolo ciborio, simile a quello della miniatura che abbiamo visto, che è di nuovo una cosa carolingia, e poi le più belle corone invece pensili vengono dalla Spagna visigota. Questa è una corona di re Cesvindo, sovrano del VII secolo, quindi quando la Spagna visigotica è all'apice della sua cultura, vero? È il secolo di Isidoro di Siviglia, di Leandro di Siviglia. Ecco, questo è questa corona che pende. Anche questa è una idea atletica, naturalmente. È un'idea atletica. Gli antichi atleti greci vincevano una corona. Ed è da lì che San Paolo dice: noi non corriamo per una corona che marcisce, come sono le corone. Non c'è il verso di mantenerli queste immagini? Mi scusi. Come? Ah, sì, io mi scuso, ma sono venuto. Ecco. Va bene, la storia è questa. San Paolo dice nella lettera ai Colossesi: come l'atleta si sottopone a tanti sacrifici per una corona di foglie che oggi sono belle, domani marciscono, marcescibili, quanto più deve sacrificarsi l'atleta cristiano per conquistare il paradiso, dove tutto è incorruttibile come l'oro, no? Esattamente come l'oro, il materiale più incorruttibile, più inattaccabile che esista. È straordinaria questa. È anche qualche cosa che si muove nell'aria e fa tintinnare. Le lettere, quando sono scritte, si leggono, ma la parola suona.
e tintinnano il nome di Recesvindus Rex, che pendono come le lettere che i morosi regalano alla morosa, no? Con l'iniziale del loro nome. Ecco, questo è una cosa straordinariamente bella, trovo, ecco. Ma come appare un altare nel Medioevo, lo dimostra questo altare del XII secolo a Copenaghen. A questo punto il prete sta davanti all'altare, quindi c'è bisogno qualcosa sopra, che è questa grande croce. Ma quello che gira intorno all'altare, al blocco di pietra dell'altare, questo è qualche cosa che rimane come eredità dell'Alto Medioevo, che si trasferisce nel XII secolo a un tipo di arredi molto diffusi nel XII secolo, che sono gli altaroli portatili, dei capolavori dell'arte del romanico, soprattutto tedesco. Vedete la struttura, questo è il piano della superiore dell'altarolo, riprende in qualche modo questa, la facciata, vero? Ma è una cosa molto interessante. Tutte le figure delle linee sopra, sotto e delle due linee verticali, queste sono in smalto. E invece la Maiestas Domini al centro è una miniatura sotto cristallo di rocca. Questo serve a aiutarci a capire che cristallo di rocca, cioè quarzo ialino, cristallo naturale, il cristallo, quello che noi chiamiamo cristallo è vetro, cioè un liquido bloccato in quelle condizioni con un sistema di molecole caotico, mentre il cristallo di rocca è una struttura cristallina, quarzo, vero, che era l'unico materiale perfettamente trasparente conosciuto al Medioevo, durissimo e molto costoso. Si usa lì perché il calice e la patena per legge possono poggiare solo sopra la pietra. Anche negli altari moderni c'è una piccola pietra incastonata dentro la mensa, che può essere anche di legno, ma ci deve essere una piccola pietra, perché l'altare, fra le altre cose, ricorda il sepolcro di Cristo. E quindi deve essere una struttura di pietra. E allora questa è un'idea sottile, che l'artista fa vedere un'immagine perché la pietra è trasparente e nello stesso tempo obbedisce al precetto dell'uso della pietra. Questo ha anche una valenza, secondo me, per degli insegnanti. Potremmo dire che tutto ciò che è un vincolo agli studenti serve a scatenare, non è un limite alla sacralità dell'artista, ma serve a scatenare una piccola invenzione. La fame aguzza l'ingegno, diceva zio Paperone, aveva molto ragione naturalmente. Insomma, certi, noi siamo molto contrari, accoccoliamo i nostri artisti con quei bei risultati che vediamo. Allora io parlo oggi dell'altare d'oro di Milano. Insomma, non so se è questo la Cappella Sistina dell'Alto Medioevo o i Vangeli di Lindisfarne, ma di sicuro esistono dei monumenti molto importanti anche nell'Alto Medioevo. Noi vediamo qui una porzione significativa io la vedo intero, insomma, ma della faccia principale, quella che dà verso la navata. Poi qui vediamo la faccia che dà invece verso il coro. E poi qui i due lati. Allora è una meravigliosa cassa, va bene, di metallo che circonda l'altare, nel quale non sono solo presenti le reliquie necessarie per la consacrazione di un altare. Un altare deve avere della pietra e sotto deve avere delle reliquie di corpi santi, qualsiasi altare. Ma contiene reliquie imponenti, perché contiene il corpo di Sant'Ambrogio e i corpi dei due santi Gervasio e Protasio da lui recuperati e sui quali edificò la prima basilica che insiste in quel luogo, la cosiddetta basilica, Basilica Martyrum. Questa è la facciata anteriore in oro, smalti,
e pietre preziose. La facciata anteriore iconograficamente, ecco, un altro punto che secondo me è molto importante è l'iconografia. Mi è capitato una volta di fare l'esame ad una studentessa che non sapeva proprio nulla, ma nulla nel senso tecnico del termine. Allora io le ho detto, guardi che di fronte a un'opera d'arte si può dire sempre qualcosa, si può sempre tradurre in immagini questa impressione, no? E quindi cominci a dire qualcosa, ad esempio, cosa è rappresentato? E lei mi ha detto, è proprio questo che io odio nel Medioevo, che è pieno di Madonna e Gesù Cristi. Le ho dato un voto molto alto perché non volevo rifare io l'esame a una così stupida, naturalmente. E questa è una tecnica che invecchiando si adotta molto facilmente. Perché devo rifare l'esame a una così stupida che dà una risposta di questo genere? Un'altra volta le darò un 22, 23, sicuro che se lo prenda e se lo porti via, non venga più. Non voglio più incontrare una persona così scema. Ecco, allora... qui è l'iconografia va spiegata ai ragazzi, perché come la funzione degli oggetti, così l'iconografia sono quegli elementi, il grandissimo Riegel, per il quale io ho un'ammirazione sfrenata che amo alla follia, però rifletteva un po' i problemi della rivalsa, diciamo, della storia dell'arte alla fine dell'Ottocento, quando diceva che la funzione e l'iconografia sono un freno per l'artista. Non è vero, sono un volano per l'artista medievale. Cioè all'artista medievale non viene chiesto delle Herzergissungen di dire quello che il suo cuore detta, viene chiesto di fare un altare o qualcosa, un oggetto che è immediatamente comprensibile. Questi sono grandi artisti che operano in monasteri, eccetera. Allora, la faccia anteriore in oro dell'altare d'oro di Milano presenta al centro Cristo in trono, vero? Circondato da pietre che sono montate in forma di stelle. Dunque è un Cristo apocalittico in qualche misura. È inserito in un perfetto ovale, anche questa è una forma che dimostra la continuità con l'antico, no? L'ovale è una forma molto rara fino al Cinquecento e si caratterizzerà già ancora nel Cinquecento come una ripresa di una forma tipica antica. E intorno a questo ovale partono i bracci di una croce patente, una croce i cui bracci si allargano verso l'esterno, che ospitano i simboli dei quattro evangelisti in una disposizione che è canonica. I bipedi sul braccio verticale con l'aquila in alto e l'uomo in basso e i quadrupedi su quello orizzontale, perché i quadrupedi sono i bipedi, insomma, solo Giovanni e Matteo hanno visto e toccato Cristo, mentre i Marco e Luca ne hanno sentito parlare rispettivamente da Pietro e da Paolo. Allora qui funziona qualche cosa di nuovo di greco, cioè l'autopsia. Lo storico è affidabile quando lui può dire che ha visto le cose. Questo già Erodoto lo dice, divide fra quello che lui ha visto e quello che ha sentito dire, ad esempio quando parla dell'Egitto. Dice, questo l'ho solo sentito dire, questo invece l'ho visto, l'autopsia è molto importante. E quindi tutta questa tradizione rimane nel cristianesimo, di distinzione di due livelli. Non è solo San Giovanni che è il più teologico rispetto ai sinottici, ma è anche che San Giovanni, come Matteo, hanno visto e toccato Cristo. Sono anche apostoli, oltre che evangelisti. E gli altri due invece sono già una seconda generazione, in qualche maniera. E poi tutti gli apostoli sono divisi in gruppi di tre negli angoli di risulta. Poi c'è la storia di Cristo. Qui è raccontata la storia di Cristo. È una storia che inizia in fondo a sinistra, alla vostra sinistra, con l'Annunciazione. Anche questo è un punto interessante, che forse si può rimarcare con gli studenti.
L'Annunciazione avviene il 25 di marzo, cioè 9 mesi prima della nascita, coincide esattamente con quello che sarebbe il concepimento in qualsiasi altro essere umano. Insomma, in Cristo è un po' diverso, pare. E questo punto è un punto molto importante, perché è il punto, insieme alla Trinità, di massima rottura con la tradizione ebraica. Allora bisogna raccontare agli studenti, soprattutto oggi, che l'albero delle religioni monoteistiche parte con l'ebraismo, poi c'è una prima eresia che è il cristianesimo, e poi dal cristianesimo parte un'altra eresia che è l'islamismo. È un punto che per gli storici dell'arte è molto importante. Perché cosa vediamo? Che l'ebraismo, il primo, e l'islamismo, il terzo, non ammettono l'immagine. Non ammettono l'immagine, è proibita l'immagine. Mentre il cristianesimo lo ammette con una lunga battaglia. Una battaglia dura, che però è finita con il secondo concilio di Nicea, 787, 50-60 anni prima, vero? Quando i padri, il settimo concilio ecumenico, quindi valido per tutte le chiese, dicono che si può rappresentare Cristo, anche contro coloro che richiamano il primo comandamento del Deuteronomio, cioè non ti farai immagine di nulla. Perché Yahweh nessuno lo ha visto, il Dio dell'Antico Testamento non l'ha visto nessuno, e quando si parla del desiderio di vedere il volto di Dio, o della mano e del braccio di Dio che entrano con forza a difendere Israele, o dei piedi di Dio che camminano nel paradiso terrestre, si usano delle metafore. Ma non ha un corpo, e quindi non si può rappresentare ciò che non ha un corpo. Mentre Cristo, prendendo un corpo dalla Vergine, può essere rappresentato, anzi, come dice San Giovanni Damasceno, deve essere rappresentato, perché se tu non lo rappresenti, forse dubiti che abbia un corpo. E quindi sei un eretico, un docetista, uno che pensa che sia un corpo immaginario quello di Cristo, non un vero corpo. È interessante, perché qui si può spezzare una lancia con gli studenti a favore del fatto che non siamo intelligenti solo noi che abbiamo il computer, ma erano anche intelligenti teologi medievali. Solo che noi applichiamo la nostra intelligenza ai problemi che ci interessano di più. Loro l'applicavano ai problemi che interessavano loro. Ma insomma avrei molto fatica a trovare fra me e i miei colleghi uno intelligente come Sant'Anselmo. Non aveva il computer, aveva il calamo. Però i problemi che lui ha dibattuto li ha dibattuti con molta intelligenza. Perché se no noi, diciamo, di nuovo variamo questa posizione attuale, no? Dove sembra che tutto vada bene con i governanti che abbiamo e che se non si fa così si torna al Medioevo, una scemenza fra le altre, largamente diffusa. Mi piacerebbe essere medievale, naturalmente. Allora, dall'Annunciazione poi abbiamo la Natività, poi si prosegue, è vero, la presentazione al Tempio e il battesimo di Cristo. E poi le storie riprendono le storie della vita pubblica e la crocifissione, vero? E le ultime tre non sono del IX secolo, sono state rubate al tempo di San Carlo Borromeo, probabilmente, e allora è interessante che anche se c'è uno terribile con un grosso naso si ruba lo stesso, e anche questo iconograficamente si vede, prima che alludo alla discesa dello Spirito Santo, la resurrezione e l'ascensione, nell'angolo in alto a destra, va bene? E soprattutto la resurrezione è inimmaginabile prima dell'anno 1000. La resurrezione è rappresentata nella tradizione cristiana dalle pie donne al sepolcro, cioè è la quintessenza del come dire, paradosso cristiano. Si deve credere a qualcosa che è testimoniato da persone che non possono testimoniare, come sono le donne nella tradizione giudaica.
è una cosa paradossale, no? Sono loro che testimoniano gli apostoli la risurrezione di Cristo, e questo rimane in tutta la tradizione occidentale e orientale, e sono le Marie al sepolcro che dimostrano la risurrezione di Cristo, o la discesa di Cristo agli inferi, che non viene dai Vangeli ma viene da un accenno della prima lettera di Pietro e poi dal credo, discesa agli inferi. Ma è solo intorno all'anno 1000 che nasce l'idea di far vedere Cristo che esce dal sepolcro, e questa idea di un Cristo che parte come un razzo verso il cielo, questa che ci è così familiare, in realtà ha meno anni di quell'altra, ecco. Dietro non c'è più oro, c'è argento in parte dorato, ma c'è una organizzazione in tre parti simile. Al centro abbiamo uno sportello per andare a vedere le reliquie che ci sono sotto e far passare naturalmente dei pezzi di stoffa, e quindi avere le reliquie per contatto. Si è visitato il Corpo Santo e il Corpo Santo, diciamo, portiamo qualche cosa di magico con noi. E ai lati invece diciamo c'è il racconto della vita di Sant'Ambrogio, cioè nella tradizione cristiana il vescovo di un certo territorio sta alla sua chiesa come Cristo sta alla chiesa universale, o come il Papa più avanti in quanto vicario di Cristo sta alla chiesa universale, e quindi la chiesa universale è rappresentata nella faccia anteriore con le storie di Cristo, la chiesa milanese è rappresentata nella faccia posteriore con le storie del suo più grande vescovo, ovvero Ambrogio. Anche qui la vicenda inizia, a inizio in basso a sinistra, con la nascita di Sant'Ambrogio, il famoso miracolo delle api. La mamma entra nella stanza dove dorme in una culla Ambrogio e vede che escono e entrano nella sua bocca delle api, e perché lui è un oratore mellifluo, è il Cicerone cristiano, ecco, e quindi Giovanni Crisostomo, no? Che prende questo soprannome Bocca di Oro, così il miele del suo eloquio è manifestato da questo miracolo. Poi lo vediamo a cavallo che viene mandato prefetto in Lombardia, in Emilia, e insomma nelle province dell'Emilia e della Liguria. Poi fugge da Milano ma viene richiamato, vedete col cavallo si impenna e c'è qualche cosa che scende dal cielo e lo richiama a Milano, dove viene battezzato, creato vescovo, fa i primi miracoli e poi su muore, e la sua anima viene portata in cielo. Questa idea dell'ascensione di Ambrogio, che occupa lo spazio corrispondente a quello che è dall'altra parte lo spazio della resurrezione, dell'ascensione di Cristo, vero? Questa idea spiega perché si parte piccoli, in basso, umili, e si sale, vero, verso il cielo. Cioè, nel caso di Cristo si vuole metaforizzare il suo svuotamento, come si dice in senso tecnico. Cioè, lui rinuncia in qualche modo ad essere Dio per farsi uomo e si fa un piccolo germe nel grembo di Maria. E in quest'altro caso la vocazione invece rovescia, a cui è chiamato ogni cristiano, dalla sua condizione di essere umano, vero, terreno, a inviarsi e avvicinarsi il più possibile alla divinità. I lati sono anche molto belli, molto importanti per capire la cultura del progettista, perché queste strutture geometriche fortemente, diciamo, strutturate e articolate con linee rette e curve, abbiamo un rettangolo che è quasi un quadrato, nel quale si inserisce in diangolo di spigolo un quadrato vero, che quindi nelle parti alta e bassa tocca la cornice esterna e si avvicina appena lateralmente.
poi abbiamo questa specie di bretelle e poi abbiamo un sistema di cornici minori non decorate a smalto e a pietre preziose ma solo sbalzate, curviline, che permettono di creare questa struttura a quadrato a lati inflessi al centro dove spicca la croce e di inserire questi clipei, questi tondi con ritratti a mezzo busto dei vescovi di santi di Milano. Ecco, ora magari vediamo un po' più da vicino questo il ciclo. Allora, questa è la parte centrale della parte anteriore. Le tecniche anche è opportuno insegnare agli studenti, perché l'abitudine che hanno di vedere, di non vedere dal vero e di non praticare manualmente le tecniche, i giovani di oggi, li ha allontanati totalmente dal mondo materiale. E bisogna cercare di far capire loro che l'arte è un linguaggio, cioè ha un'anima come la poesia o la musica, ma anche un corpo che ha una materia che è oggetto di lavoro, di lavorazione. Allora qui io vedo lo sbalzo nelle lamine d'oro, questa era la tecnica orafa più diffusa nell'antichità greco-romana, la celatura, lo sbalzo, lavoro di sbalzo e cesello. La lastra viene sbalzata da dietro e poi rifinita dal davanti con il cesello. Sono lastre sottilissime, perché sia l'oro ma anche l'argento nel Medioevo sono molto costose. L'argento è diventato qualcosa di decisamente meno costoso dell'oro con la conquista dell'America. E ne abbiamo riflesso proprio al Concilio di Trento, quando i padri dicono va rinnovato l'arredo, perché adesso abbiamo l'argento dell'America, non costa più tanto, l'arredo delle chiese. E se voi osservate, aveste un minimo così di pratica o passione per l'oreficeria, vedete che è molto facile trovare oggetti dalla seconda metà del Cinquecento in avanti nell'oreficeria sacra, mentre prima sono molto rari. Soprattutto sono rarissimi gli oggetti rinascimentali, e almeno nei centri importanti, come Firenze, che ha fuso quasi tutte le sue oreficerie in due date. Prima nel 1529 con l'assedio di Firenze, si sono salvate solo le cose appartenenti al Duomo, alcuni degli oggetti del Duomo e gli oggetti del San Giovanni, del Battistero, l'altare d'argento, del pollaiolo, la croce del pollaiolo, eccetera. Ma cosa doveva essere Firenze, dove quasi tutti gli artisti iniziavano come orafi, no? E poi ancora nel 1797, quando l'invasione francese è descritta dalle cronache, vero, fanno un gran falò di metalli, per fondere i metalli naturalmente in Palazzo Pitti, perché a questo punto si fondono soprattutto gli oggetti delle collezioni principesche. E noi abbiamo esempi curiosi a Palazzo Pitti di vasi in pietra dura che sono stati privati delle montature fusibili in metallo, in oro. Allora, poi abbiamo questi smalti decorativi, dopo vedremo più da vicino, e poi abbiamo queste bellissime pietre preziose. Allora, per noi dal 600 in avanti la pietra più preziosa è il diamante. Questo per noi è il diamante viene tagliato, sfaccettato e montato a giorno, come si dice, cioè in modo da chiuderlo solo lateralmente, ma non anche sotto. Perché per noi è la trasparenza del diamante la qualità massima della gioielleria. Ancora nel Cinquecento questo non era così. Cellini dice di montare il diamante al buio e di patinare di colore la foglia d'oro che ci sta sotto. Si voleva vedere il colore attraverso il diamante, o il rosso o il blu. È una cosa strana per noi, che siamo abituati a considerarlo con una mentalità, diciamo, da olandesi del 600.
ma sempre sfaccettato. Nel Medioevo invece si liscia semplicemente, si leviga con forme curviline. Questo naturalmente perché le pietre preziose si pesano, si vendono a peso. E chiunque sa, insomma, quando pela le patate, che se si taglia troppo si butta via tanta patata, invece o le mele, no? Se si pela sottile. E allora questa è l'idea base del cabochon, di mantenere il peso più possibile. E questo è possibile solo levigando. Però questo ha un effetto visivo straordinario, perché queste pietre, che sono sempre pietre molto colorate, ametiste, zaffiri, rubini nel caso migliori, vero, ma acque marine, eccetera, con questa superficie arrotondata hanno non quella luminosità saltellante della sfaccettatura, ma quella luminosità pigra e continua che segue l'occhio quando si sposta, come ci fa toccare, no, questa bellissima superficie curvilinea, e che va molto d'accordo quindi con la luminosità del metallo sbalzato. E più da vicino si vede come sono importanti anche questi smalti. Anche qui si può dire, quando si insegna storia dell'arte medievale, prima si fa vedere l'arco di Costantino, poi viene fuori una fibbia gota o longobarda. Come mai? È una cosa stressante. Non tutto c'è nell'antichità. L'antichità dal punto di vista tecnico è molto elementare. Non ha una grande varietà tecnica l'arte antica, ha una varietà molto maggiore l'arte medievale. E lo smalto non era usato nell'arte greco-romana. Così poco usato che Filostrato, nelle Imagines, quando descrive una scena di battaglia gallica, dice che i morsi dei cavalli sono di quel metallo in cui hanno colato quella sostanza rossa come usano i Celti, come usano i Galli. Era lo smalto, che non era noto ai Greci e ai Romani, mentre è un materiale che arriva dalla tradizione barbarica del Medioevo. Lo smalto vitreo fissato a fuoco sul metallo. E la parola stessa è una parola di origine tedesca, schmelzen vuol dire fondere. E poi filigrane. La filigrana, lo dice già Cellini, nell'età moderna è nemmeno gioielleria, è bigiotteria, perché è un peso leggero. Allora se uno vuole regalare, un ragazzino regala un piccolo gioiello a una ragazza, non può regalare un diamante, deve regalare una S in filigrana se si chiama Sandra, o una R se si chiama Rebecca, in filigrana magari di argento dorata, perché questo pesa poco, costa abbastanza poco. E quindi per noi è come per Cellini, è una oreficeria da contadini, ma non era così nel Medioevo, è la quintessenza della bellezza per gli uomini nel Medioevo. Portare la materia al massimo livello di resistenza fisica vuol dire concretizzare un ideale intellettuale importantissimo nel Medioevo, che è la subtilitas, che è sia un fatto mentale ma anche un fatto fisico. La subtilitas non è solo la raffinatezza del ragionamento o della poesia o dello spirito, ma è anche proprio semplicemente questo lungo e difficile lavoro di trafilatura del materiale, che poi viene magari granato, e allora abbiamo la filigrana, e poi viene montato e lavorato. Questo sia in Oriente che in Occidente. Il Cristo è bellissimo, naturalmente. E poi qui abbiamo, vedete, dall'Annunciazione alla Natività, la presentazione al Tempio, ecco le nozze di Cana, vero, la guarigione del cieco di Gerico e la trasfigurazione. Una scelta abbastanza adatta al momento. Cristo non è mai
la stessa persona. Nell'arte cristiana si sottolineano in tempi diversi aspetti diversi di Cristo. Nell'arte paleocristiana si sottolinea il miracolo, cioè il luogo più dichiarato della sua forza taumaturgica. Lui guarisce e ha in mano una bacchetta magica, spesso negli sarcofagi o nelle pitture, perché è il vero mago. Cioè l'accusa pagana a Cristo di essere semplicemente un mago imbroglione è rovesciata come l'accusa di più alto livello di essere semplicemente un filosofo. E come la sua è, dal punto di vista dei cristiani, la vera sofia, la vera conoscenza, così dal punto di vista dei cristiani è la vera magia, la capacità davvero di operare, diciamo, travalicando le leggi di natura. E quindi ha il bastone come Mago Merlino, la bacchetta magica come Mago Merlino. È questo soprattutto, cioè l'antichità cristiana insiste sull'attività taumaturgica di Cristo, non in tutti i sarcofagi, in tutte le pitture catacombali. Il romanico insiste sul Cristo giudice, insomma, è il Cristo che ci attenderà nell'aldilà e che ci giudicherà perché lui si è fatto uomo, come uomo, e questa è una cosa terribile. Mi è venuto in mente oggi che facevo un esame, una ragazza ha detto che giudica Dio Padre. No, giudica il figlio, perché è lui che si è fatto uomo e che si ha sperimentato quanto è difficile scegliere fra il bene e il male nella vita. E il gotico sceglie l'uomo tout court, quindi un bambino in braccio alla madre o un giovane uomo che tragicamente muore per colpa di altri. Più umano di così è difficile. In questa fase c'è, diciamo, una certa attenzione a quella che si dice la vita pubblica di Cristo, dalle nozze di Cana in avanti. Ecco, infatti, vediamo sotto Cristo che caccia i mercanti dal Tempio, un tema molto adatto per il clero. Naturalmente, questo è il cieco di Gerico, la crocifissione e poi le altre tre scene. In alto vedete la resurrezione, vicino alla resurrezione l'ascensione e sotto la Pentecoste. Anche questo è interessante. La biografia è stata inventata dai greci ed è stata inventata partendo dall'elogio funebre del defunto. È lì il nocciolo d'origine della biografia greca. E poi è stata sviluppata soprattutto da Aristotele e dai suoi seguaci. È una forma storiografica tipica dell'aristotelismo e dell'ellenismo. La definizione di biografia è la vita di un uomo dalla nascita alla morte. È una definizione che non prende dentro la biografia di Cristo, perché Cristo parte dal concepimento, dall'annunciazione, 9 mesi prima della nascita, e dal suo, non solo tornare al cielo da cui è provenuto, con il movimento contrario alla sua discesa, va bene? Ma il suo continuare nella vita della Chiesa con la Pentecoste, con il primo concilio, insomma. Anche questo è interessante, perché naturalmente non è questione di credere, è questione di sapere. Se non si sa questo modo normale di pensare le cose nella tradizione cristiana, è molto difficile capire cosa è rappresentato e perché ci sono delle scene. Ma questo è comune, no? Anche qui a Pisa, la porta di Bonanno inizia in basso con l'Annunciazione e poi finisce, no, qui lì finisce con la Dormitio Virginis, perché siamo nel XII secolo e Maria, ci vuole un modello femminile e diventa Maria, il secolo del Salve Regina, il secolo della esplosione del culto mariano. Questo è naturalmente la natività con Maria in trono, il bambino nella culla e i pastori che si avvicinano. Oh, scusate.
Questa è la presentazione al Tempio, bellissima, vedete, con queste corone simili a quelle che abbiamo visto e con un altare che indica, diciamo, il Tempio, ma che si presenta come un altare cristiano con delle tovaglie, vero? Scusate. E questo è il, sono le nozze di Cana, molto carino, con questa struttura di edifici che risalgono, diciamo, al tipo di edifici che conosciamo nei rilievi romani, cioè leggermente visti a volo d'uccello, mentre le figure sono viste quasi di fronte, vero, di prospetto, ad altezza d'uomo, gli edifici sono visti leggermente da sopra, e frequentissimi nell'arte carolingia, e anche un ricordo della tradizione antica è i due inservienti in primo piano, uno visto dal davanti e l'altro visto da dietro, no? Maria che diciamo intercede con questo gesto di preghiera verso il piccolo Cristo al centro, e in alto il maestro della mensa che assaggia e che dice che più buono di così non c'era mai stato il vino, no? E così anche vediamo qui il miracolo delle, in basso a sinistra, vero, delle storie di Ambrogio. Tutto questo è basato sulla biografia di Ambrogio di Paolino, che è uno dei classici della biografia medievale, e solo viene introdotto un episodio che viene da Gregorio di Tours ed è l'annuncio ad Ambrogio, in alto a destra, vero, della morte di San Martino. Perché San Martino, Ambrogio viene preavvisato del decesso di questo grande vescovo della Gallia Franca, vero, di Tours. Qui è un bellissimo rilievo. Questo è sbalzo in argento con i principali motivi dorati. Un uso molto tipico e endemico nella storia dell'oreficeria, cioè la doratura parziale dell'argento la conosciamo fino dalle descrizioni dello scudo di Omero, vero? E aveva una doppia funzione: in parte ha la funzione naturalistica di arricchire la espressione, diciamo, del soggetto, e in altra ha la funzione ritmica decorativa. Naturalistica è il caso tipico, è quello dei busti reliquiario in cui i capelli sono dorati e il volto è lasciato in argento bianco. Se si ricorda che nella logica degli stemmi, dei colori degli stemmi, dei colori araldici, l'oro e il giallo sono la stessa cosa, il bianco e l'argento sono la stessa cosa, quell'effetto di maschera di ferro che ci fanno i busti reliquiari non ce lo fanno più, perché percepiamo l'intenzione naturalistica. C'è un poeta duecentesco della scuola siciliana che dice che la sua bella ha il viso di argento, vuole dire che è bianca, che è candida, e i capelli d'oro rimangono anche in Petrarca e in tutto quello che segue. Questa meravigliosa immagine di lui che, come San Paolo, viene richiamato al suo destino, quindi deve tornare a Milano, e questo, diciamo, il seppellimento, vero. Al centro c'è questo doppio sportello con due clipei per ogni anta, nei due clipei superiori due arcangeli, nei due clipei inferiori Sant'Ambrogio che incorona Angilberto II, il committente, quello che nel Medioevo è l'auctor in senso proprio dell'opera, l'auctor intellectualis, che infatti presenta l'oggetto. Si dice in genere un modellino, anche questa è una proiezione del nostro modo di ragionare post-rinascimentale, in realtà è un simbolo. È ridotto a simbolo, è quell'oggetto stesso ridotto di dimensioni in modo che lui lo possa portare in mano, ma non ha il valore progettuale che noi attribuiamo alla parola modello. Voi sapete che qui
il contrasto fra Ambrogio che ha il nimbo tondo e Angilberto che ha il nimbo quadrato ci indica che uno è un santo canonizzato, come dire non canonizzato perché il processo di canonizzazione non esiste ancora, ma riconosciuto come santo della Chiesa universale, e l'altro è un vivente di rango, cioè un personaggio vivente importante. Il tondo dunque allude al cielo e l'oro allude al cielo e il quadrato allude alla terra, che è diciamo caratterizzata dal numero 4. L'uno e il 3 sono i numeri divini e il 4 sono i numeri mondani, terreni. Il 4 sono i fiumi, 4 sono i climi, 4 sono le direzioni dello spazio, vero? E questo si prestava bene, ma è un qualche cosa che noi conosciamo dal VI secolo, questa distinzione dei nimbi, ma è proprio in questi anni che Giovanni Diacono, nella biografia di San Gregorio Magno, scriverà per la prima volta questa distinzione quando descrive il sepolcro, vero, di Gregorio Magno, i ritratti dei genitori di Gregorio Magno viventi che erano, presentavano questo nimbo. E qui c'è naturalmente l'incoronazione di Vuolvinio. Riprenderò questo discorso quando parlerò del ritratto di Brunelleschi. Ma vorrei ricordarvi che è una cosa abbastanza sconvolgente se noi non fossimo così pigri come normalmente siamo quando studiamo l'arte medievale. Cioè, il primo poeta ad essere incoronato è il Petrarca. Nel 1340... ad opera di re Roberto d'Angiò, che lo interroga come un professore e poi alla fine dice insomma che è abbastanza bravo e lo incorona. E normalmente anche nella Divina Commedia comunque l'alloro, la corona è riservata o ai sovrani o ai poeti, per coronare o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umana gloria. Insomma, io trovo abbastanza sconvolgente che un individuo, un monaco, vedete che ha una veste lunga, e i franchi indossavano, diciamo, giacca e cravatta, ecco, avevano dei calzoni, delle brache e sopra una tunica corta. La rivoluzione degli abiti introdotta nel tardo antico è quella che abbiamo ancora oggi. Non si veste più, diciamo, una tunica lunga fino ai piedi, oppure, peggio ancora, una toga o un paglio avvolti diagonalmente come una cosa, come una grande sciarpa intorno al corpo. Ma si veste con delle brache e con una tunica corta che diventerà la nostra giacca o la nostra maglia. E questo però non può presentare niente, Lui non ha dato neanche un quattrino, perché lui è un monaco, non ha niente. Presenta solo le sue mani, qualche cosa di piuttosto impressionante. Da quando il grandissimo e veneratissimo da me, Jacob Burckhardt, ha detto che gli italiani del Rinascimento sono i primogeniti della modernità, è stato preso sul serio e siamo nella situazione di impasse in cui ci troviamo. Ma nel Rinascimento rinasce la filologia e il culto delle belle lettere e della forma classica, ma i contenuti così importanti come la personalità artistica non nascono di botto perché si legge Plinio. È un brutto vizio pensare. Rinascimento, quindi deve tornare l'antico e quindi tutto rinasce con quello. Con il risultato attuale quasi grottesco, per cui si pensa che anche la scienza rinasca nel Rinascimento. Si legge in greco i grandi matematici e i grandi medici antichi, ma i contenuti dei loro libri erano noti dal XII e dal XIII secolo. La grande svolta nei contenuti è medievale. E questa questione di incoronare un monaco da parte che ha solo lavorato con le sue mani per me è un punto molto interessante. La classe operaia non esiste più, per cui io vi esorto a dire che ai vostri studenti che le opere d'arte si fanno con le mani.
e che insomma il lavoro manuale, la rivalutazione del lavoro manuale è il punto essenziale per capire la rivalutazione delle arti figurative. Ma tornerò nella lezione che farò sul ritratto di Brunelleschi nel Duomo di Firenze. Ma insomma, ripartirò in qualche modo di qua. E questo per vedere cosa può essere, naturalmente, che fulgore ci può essere in questo insieme di tecniche così sofisticate. Le arti del fuoco sono arti molto complicate, perché non è solo riscaldare la pasta che ha preparato la mattina la mamma col forno a microonde, stabilendo esattamente la temperatura e il tempo. È dominare qualche cosa che è indominabile, non c'è il sistema di misurare, non c'è il modo di misurare naturalmente il calore del fuoco, se non per esperienza, no? Si sa che un pezzo di ferro diventa nero, poi diventa rosso, poi diventa quasi bianco, ma tutto questo è molto difficile. E le arti del fuoco sono sempre state molto ammirate nelle culture tradizionali. Tutti gli dei che sono collegati con le arti gestiscono il fuoco, Vulcano e i suoi omologhi germanici e celtici, no? Perché è qualche cosa che ha un aspetto magico. E il fuoco non è che c'è una evoluzione. L'evoluzione tecnica esiste, ma non è così lineare come noi pensiamo. Ad esempio, gli smalti senesi del 300 sono infinitamente più belli tecnicamente degli smalti fiorentini del 400. Pollaiolo fa smalti brutti, pieni di macchie nere. Invece gli smalti senesi sono perfettamente trasparenti e bellissimi, e ci inchiappavano di più. E, insomma, anche Donatello non fonde tanto bene, è noto, no? E ci sono questi meccanismi vasariani delle magnifiche sorti e progressive, ma non, nell'arte come nella morale non esiste progresso, penso, almeno solo questo spiega la situazione attuale a me, ma insomma. Allora, questi sono esempi di sbalzo. Con il ritratto di Ambrogio, con il suo palio, bellissimo, poi di filigrana e montatura di pietra a destra, e sotto sono questi smalti cloisonné. Allora si prende una lastra di oro, questi sono cloisonné su oro, e si abbassa il, come si fa, come fosse un piatto, il cavetto del, con una fettuccia dell'altezza del cavetto si traccia il disegno, si rapporta il disegno, vero? E poi si riempie di paste vitree di colore diverso. Quando sono triturate sono tutte bianche, quindi l'artista le tiene in vasetti con etichette distinte e parte da quelle che fondono a temperatura più alta. Poi mette il fuoco, poi aggiunge quelle che fondono sempre a temperatura più bassa, in modo che quando è rimesso al fuoco non ricorra, come si dice, non si metta di nuovo a correre lo smalto. In questo caso, soprattutto nella testa alla vostra destra, voi vedete che quell'effetto stupendo di bistro sulle palpebre superiori, quello è aggiunto dall'artista con una pennellata di smalto, poco smalto azzurro, perché non è chiuso dentro un cloisonné a sé, come è la bocca rossa o il nero degli occhi. È una cosa che si vede qualche volta per fare un effetto un po' più di sfumato e di applicazione meno. Questi sono volti perfettamente frontali, come è della tradizione tardoantica, e a differenza della tradizione bizantina medievale, che invece è sempre molto più classica e raddrizza quanto più può un tre quarti, ma non fa mai un volto perfettamente frontale. L'eredità.
Nel Duomo di Monza, la seconda città lombarda importante nel Medioevo, vero? Dopo Milano, forse la terza dopo Pavia, ma per la storia dell'oreficeria sicuramente la seconda, presenta nel 1300, negli anni 50 del 300, questo altare frontale, è solo il frontale di altare, che, con storia del Battiste, che riprendono pari pari il modello di 500 anni prima. È una sorta di, diciamo, historismus sacro lombardo del 300, cioè si guarda, si ha memoria. L'Historia Langobardorum è sempre letta, fino a Giovio. È un grande modello di storiografia. Ecco, naturalmente qui gli smalti sono ormai smalti traslucidi su basso rilievo, cioè qualcosa di tipicamente gotico, ma è interessante che si riprenda un modello di questo genere. La qualità non è buona, ma insomma l'opera è anche firmata. Qui siamo invece a Zara. Questa è la tomba, sempre nel 300, di San Simeone a Zara, che è opera di un orafo milanese, un tale Francesco da Milano. Se non si firmasse in questo modo diremmo che è un padovano, perché la cultura è strettamente veneziano-padovana di questo maestro, il quale si rappresenta anche lui qui, ma si rappresenta mentre sta facendo la tomba. È un'immagine diversa da come si era rappresentato Vuolvigno. Ma tornando ancora indietro nel XII secolo, a Città di Castello, abbiamo questo pagliotto bellissimo a Città di Castello, dove lo schema è chiaramente ispirato di nuovo a Milano. Storie di Cristo, che però iniziano in alto a sinistra, seguendo l'ordine di lettura che è prevalente, il Cristo apocalittico al centro, cioè con il sole, la luna e le stelle, vero? E poi finisce tutto con la crocifissione. Questo è abbastanza tipico di questo basso medioevo, Cioè Cristo come uomo che muore, e l'ultimo pannello è riservato a una scelta di tre santi locali, un po' come avviene in una pala d'altare pisana, no? Forse una delle più belle dipinti del 200 pisano, l'opera eponima del maestro di San Martino, stava sull'altare di questa importante chiesa pisana, e nel 300 chi entrava aveva visto sulla lunetta, sul portale, la bellissima lunetta di Andrea Pisano, che iconograficamente si ispira a questo dipinto di 70-80 anni prima. Ecco, qui le storie, questo è un tipo di pala, come si dice, agiografica, cioè con il ritratto di Maria al centro e le storie ai lati, ma queste storie sono organizzate in maniera interessante. La più importante storia mariana, cioè l'Annunciazione, quella in cui è lei che tiene il coltello dalla parte del manico, è in alto a sinistra, cioè nella posizione in alto e alla destra dell'immagine, che è la posizione più importante. In basso a destra abbiamo di nuovo, alla sua sinistra, vero? Abbiamo di nuovo una serie di santi e poi le storie mariane che si sviluppano da quella in alto a destra, giù in senso orizzontale, fino all'ultima, in cui la piccola Maria è come una monaca di pochi anni presentata al Tempio. Ecco, quindi sono le storie dell'infanzia della Vergine, ma la struttura, come spesso avviene con queste pale, riprende questa struttura che è logica nel pagliotto, cioè non tutti i punti sono uguali, il centro è più importante della periferia, l'altro normalmente è più importante del basso, la destra liturgica, cioè la destra oggettiva dell'immagine, è più importante della sinistra liturgica. Gli antichi, quando entravano in un tempio, chiamavano destra e sinistra in base a loro che visitavano il tempio. Come noi quando descriviamo un'architettura, la navata destra di una chiesa e la navata sinistra della chiesa. Ma nella tradizione giudaico-cristiana la destra e la sinistra è quella oggettiva.
Cioè, Cristo tornerà alla destra del Padre, quindi quando noi li vediamo insieme in trono è per noi alla sinistra, non so se è chiaro. E tutto questo regola, diciamo, la logica interna e le letture, ad esempio. Il corno Evangeli è alla sinistra di chi osserva, cioè alla destra dell'altare che guarda noi. Il corno Epistola è meno importante, eccetera. Anche queste sono piccole cose da dire ai ragazzi, secondo me. Cioè, ai ragazzi bisogna dire molto chiaro, io penso, non lo so, io forse sono viziato da come procedo io, ma bisogna dire molto chiaro che la storia non serve a nulla. Cioè non serve a produrre carote, costine di maiale, automobili, bidet e altre cose utili per la vita, ma ha una funzione umana importantissima. Cioè nello sviluppo temporale, risalendo nel tempo la nostra cultura, noi ci abituiamo a considerare l'altro. E vi assicuro che il maestro di San Martino è molto meno altro di un talebano che vive oggi. E quindi questo esercizio a ritroso temporale può essere utile per fare nella contemporaneità un esercizio orizzontale con chi è altro oggi. È un esercizio, secondo me, utile che i giovani facciano per resistere a certe sirene, che naturalmente è uno degli scopi della vita. Cioè capire le ragioni per cui un altro, no? Se tu vedi che la Madonna, anche nel nordicissimo Dürer, quando è vecchia, c'ha un soggolo e un velo in testa, sei più portato a capire che certe signore islamiche se lo vogliono tenere. Forse, no? Vuol dire che il corpo non è che sia sempre solo quello che vediamo alla televisione in certe ore. Il corpo è, nelle varie culture è molto diverso. Chiunque ha avuto la sventura di aprire la pagina su Guantanamo anni fa e vedeva una donna che aizza un cane contro l'islamico, è una cosa gravissima, è una cosa molto grave. Mettere un uomo nudo è una cosa molto grave. Noi ci possiamo ridere, ma questo è un fatto dove si confronta la diversità delle culture. La tradizione semitica è una tradizione pudicissima. C'è poco da fare. E quindi bisogna capirlo, non si può fare un errore così grave, penso, no? Se si vuole ragionare, diciamo, con il mondo che abbiamo. Andiamo avanti con la storia dei nostri altari in metallo prezioso. Questo è un altare molto bello, questo attualmente è noto come la pala di Cividale, ma non era una pala, era un pagliotto. Me lo assicura il particolare al centro in basso che ritrae il committente, il grande patriarca Pellegrino II. Avendo regnato solo 10 anni come patriarca di Aquileia, 1194-1204, ci permette di assestare intorno all'anno 1200 questo prodotto così importante. In Toesca era citato 2 volte, nel capitolo sulle arti minori e nel capitolo sulla scultura. Si capisce, no? È quasi una scultura romanica, una pittura bizantina tradotta in rilievo romanico. Ecco, questo qui è Pellegrino II, sacerdos, Pellegrinus patriarca. Questa è la didascalia. E poi di là abbiamo la sua preghiera, Mater Dei miserere mei. Lui prega la Madonna enorme che sta sopra, un po' come Duccio di Boninsegna, no? Ci si firma sotto i piedi, come nel film di Benigni, no? Santissimo Savonarola, con la faccia sotto i tuoi piedi. Ecco, allora questi si fermavano sotto i piedi, cioè cercavano di conquistare un pezzo di paradiso
con il lavoro delle loro mani, con l'operare, con lo svolgere bene, applicare bene le doti che pensavano di avere ricevuto. E l'epigrafe di Duccio è bellissima. Non è una firma come quelle di Pissarò o di Morandi. È un'epigrafe impegnativa, è una preghiera, no? O Mater Dei, sis senis causa requiei, sis Duccio vita quia te pinxitita. Oh, se ti ho fatto così bella, bisognerà che mi dai qualcosa in cambio. Trovo molto bello questo, una cosa molto interessante. E lui si prega. Se prega così, non può essere all'altezza della mensa, cioè in perfetta corrispondenza del calice e della patena. Non c'è verso. Lui deve essere sul pavimento. Adesi il pavimento, anima mea. È sul pavimento. E qui e chiede a Maria, dalla posizione di massima umiltà, una intercessione presso il figlio, perché lui ha donato qualcosa e si aspetta qualcosa in cambio. Solo che se il prete sta davanti al pagliotto, il pagliotto è più comodo metterlo sopra la mensa e farlo diventare una pala d'altare, come vediamo con il pagliotto carolingio di Saint-Denis, descritto mirabilmente da Suggerio, e insieme con la croce. Del pagliotto non conserviamo nulla, ma la croce di Saint-Denis, opera di Sant'Eligio, il grande orafo vescovo del tempo dei Merovingi, è un piccolo frammento, è stato scoperto alla Biblioteca Nazionale. E quindi sappiamo com'è fatto, ed era fatto esattamente con quel sistema di Verotheric Cloisonné che conosciamo dalle fibule gote e longobarde. Ecco, questo era un pagliotto che però, diciamo, nel 400 è stato innalzato sopra l'altare in funzione di pala, dipinto molto bello di questo maestro di Sant'Eligio. E poi naturalmente la stessa storia è quella della pala di Venezia, cioè originalmente la porzione in basso era il pagliotto e quella in alto era il gradino d'altare su cui poggiava la croce. Quella in basso, diciamo, definita nel 1105, quella in alto costruita nel 1209 dopo aver depredato le ricchezze di Costantinopoli alla quarta crociata, quando veneziani e francesi, invece di andare a liberare il sepolcro di Cristo dove si sarebbe trovato ben poche cose, essendo a quanto pare risorto, naturalmente non era meglio questa cultura andare a depredare le chiese di Costantinopoli. Vi voglio dire una cosa abbastanza interessante, mi ha molto colpito. Noi sappiamo che questa 3+3 sono la metà delle 12 feste bizantine. E poi c'è un angelo che doveva avere un pandan, ma è solo messo lì, perché è voltato verso la sua sinistra, verso di qua, in preghiera. Queste 6 storie di una dodecaorton, di una serie delle 12 feste, vero? È stata riconosciuta come proveniente dalla chiesa del Pantocratore di Costantinopoli, dal clero bizantino approdato a Venezia nel 1438 per il concilio di Ferrara-Firenze, che ha creato questa momentanea unione. Cioè per 2 secoli era rimasta nella memoria, 2 secoli e mezzo quasi, del clero orientale questo sfregio terribile di avere rubato il Thesaurus Ecclesiae della capitale della seconda Roma da parte dei cattolici. Ecco, questo poi è stata unita, si è creata una pala unica, è stata posta sopra l'altare. Se si vuole dare un'idea di cos'è l'arte del Medioevo, golden glitter, splendore e oro, questo è veramente, bisogna andare a San Marco e pagare i 4 euro per entrare a vedere la pala. Poi si possono vedere anche i più bei Jacopo Sansovino mai visti a occhio nudo, insomma non è male.
e guardare di profilo la pala, perché l'incastonatura di tutti gli smalti è stata fatta in forme gotiche nel 1350 circa, sotto il grande doge storico Andrea Dandolo, che è quello che ci ricorda tutta la storia della pala, eh? Ed è spessa così. È una incastonatura incredibile di pietre, è veramente la Gerusalemme celeste costruita in pietre preziose. È una cosa straordinaria, bellissima, è stordente nella sua ricchezza. Ed è esattamente quello che si voleva far vedere, cioè la cosa ci aspetta nell'aldilà. Eh? Ecco, anche questa ha una struttura abbastanza complicata, è un'opera straordinaria, un'opera unica. E tanto è vero che i dipinti bellissimi di Paolo Veneziano, che per noi sarebbero arte maggiore e quell'altra arte minore, sono in verità la pala feriale, quella che copre normalmente la pala d'oro, copriva, ora la pala d'oro è un pezzo da museo, si vede sempre, e quindi, scusate, questo è capovolto destra-sinistra, Cristo non piega mai la destra verso sinistra, la testa verso sinistra, e la Madonna sta sempre alla sua destra, ma insomma, mi perdonerete. Un dipinto bellissimo, Paolo Veneziano, un pittore bellissimo del 300, ma è, come dire, arte minore in questo caso rispetto alla pala. Posta la pala d'oro sopra l'altare si fa un pagliotto, ed è questo il pagliotto molto rilavorato che si conserva nel tesoro di San Marco, la cui struttura, pala deriva da pallium, cioè mantiene in sé, diciamo, l'etimologia tessile dell'oggetto, è il pendere delle tovaglie dell'altare cristiano, che non è un altare dove si brucia qualcosa, ma è una mensa su cui si mangia, allora pendono le tovaglie, e si può fare un confronto con un pagliotto invece tessile bellissimo che si trova ad Anagni, dove pure abbiamo questa struttura ad archi e questa sovrapposizione dei ritratti alle storie. Nell'arte bizantina non c'è questa distinzione, ma nell'Occidente c'è una divaricazione fra l'immagine singola, che è la imago, cioè un ritratto, l'icona, eikon vuol dire ritratto, e la scena narrativa. E questa distinzione si approssima alla distinzione fra essere e divenire, e quindi l'immagine è sempre più importante della storia. In un politico le tavole con i singoli ritratti sono più importanti nella percezione delle piccole predelle sottostanti con le scene del martirio. Volevo far vedere questo pagliotto ligneo. Questa, voi vedete, si può piegare, è incernierata la parte superiore, si può piegare, si ottiene una proporzione di questo genere che può essere coperta dalla pala feriale. Anche questo si può piegare, vedete? Solo che è un pagliotto ligneo, una scultura lignea meravigliosa. Non conosco altre sculture lignee medievali non policrome, cioè tutte in oro. La scultura lignea è in oro nel Rinascimento e poi soprattutto nel Barocco. Evidentemente si vuole simulare una pala d'oro, si vuole simulare qualche cosa di quel genere. E qui è rappresentato il giudizio universale. Siamo intorno al 1350 o 55, molto vicini alla pittura di Maestro Paolo.
un'opera di grande qualità, ripeto, e anche di grande originalità, che ha in basso due storie di Pietro, perché il Duomo di Treviso è dedicato a San Pietro, cioè la San Pietro salvato dalle acque, vero, e la crocifissione, e in quella grande T che ci si inserisce in mezzo, invece, la scena del giudizio universale. Maria nel paradiso e di qua i tre patriarchi, vero, che diciamo triplicano il seno di Abramo, quindi è il seno di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma che viene da queste parole di Cristo, al centro Cristo fra la madre di Dio e il prodromo, i dodici apostoli inseriti in strutture che vogliono evocare il posto, il luogo che Cristo stesso ha detto che ha preparato per loro in paradiso. Quindi è proprio un piccolo studiolo, un piccolo luogo. Sotto alla destra di Cristo, divisi, diciamo, in martiri, santi, gerarchi e infine anche donne, laici e donne, vero? I beati che vengono chiamati da Cristo. E alla sua sinistra il grande fuoco che li spinge i dannati nell'inferno. C'è poi l'etimasia, vero? C'è il trono preparato perché per il suo ritorno sulla terra, le porte del paradiso con il guardiano celeste, San Pietro che apre, vero, e il buon ladrone che è il primo a entrare, perché Cristo gli dice sarai con me, oggi sarai con me in paradiso. Il puteus inferni dell'Apocalisse, il puteus abissi dell'Apocalisse, è rappresentato da una vera da pozzo veneziana, cioè con una sensibilità, come dire, molto letterale, molto vicina all'esperienza di tutti i giorni, che come voi vedete è messa in perfetta prospettiva. È messa in prospettiva perfetta. E dunque per la prospettiva non dobbiamo pensare solo ai grandi pensatori occidentali, ai grandi teologi del 200, i francescani, eccetera, ma dobbiamo pensare anche che queste piccole schegge di naturalismo antico erano resistite per 1000 anni a Bisanzio. Bisanzio è poco amato, soprattutto in Italia. E se, quando si dice di amarlo, si dice per non litigare. Di genere, insomma, di volergli bene, tanto perché non ci siano polemiche. Però bisognerebbe fare una riflessione su questo disprezzo occidentale per l'arte bizantina. Penso che ci siano tre momenti chiave. Uno è la formulazione novecentesca di cos'è il cristianesimo, che si lega al libro di Harnack, Cristianesimo e senza storia, un libro pubblicato agli inizi del Novecento e tradotto in tutte le lingue, un libro bellissimo, un libro molto bello di questo grande studioso del pensiero cristiano, della patristica, storico del cristianesimo, luterano, liberale luterano. È stato molto amato questo libro. Chi lo legga, diciamo, ha questa parte più teologica e poi ha una parte storica, quindi l'essenza e la storia del cristianesimo, trova delle parole molto favorevoli al cattolicesimo. È una cosa piuttosto impressionante nella tradizione luterana, perché il luterano Harnack, che aveva sistemato l'intera cronologia e l'intera storia dei dogmi, è affascinato dalla capacità della Chiesa cattolica di organizzarsi come forza attiva. Questo attira molto. Ci sono delle parole agghiaccianti nei confronti dell'ortodossia. Harnack non si perita di dire che il cristianesimo orientale è l'antico paganesimo verniciato di cristianesimo, una cosa spaventosa, perché naturalmente il liturgismo orientale ortodosso gli sembra una cosa abnorme nella modernità. Che senso ha tutti quei riti, quelle acque benedette, quelle genuflessioni, quelle
candele. E quindi c'è una condanna della confessione ortodossa. L'altro passo è naturalmente qui nella scuola normale, è quasi provocatorio dirlo, ma Giorgio Pasquali, che era un grande filologo, che aveva fatto la sua filologia sulla base delle trascrizioni bizantine dei classici greci, ma dice che Bisanzio è una cultura bruttissima, asfittica, chiusa, e non contribuisce niente la tradizione letteraria del Medioevo greco, secondo lui, al progresso della scienza filologica. E il terzo punto è naturalmente Roberto Longhi, che dice esattamente la stessa cosa per quanto riguarda la tradizione pittorica. Bisogna avere presente questo per capire come vengono presentate anche nei nostri manuali le storie. La componente bizantina qui sortisce degli effetti straordinari e molto moderni. Tutta la storia finisce naturalmente col pagliotto in età moderna. Io presento qui il pagliotto della chiesa di Parenzo, in Istria, come si presentava fino a qualche decennio fa. Ora tutte le figure sono state rubate per fondere qualche cosa che varrà 60 euro di argento, non so. E però la struttura di queste specie di pilastri fascisti, insomma, molto prospettici così, mi ricorda molto i pilastri della Cappella Ovetari, la seconda scena a destra. E dunque è impressionante, perché per il pagliotto ci sono pagamenti del 53-54. E quindi immediatamente a ridosso l'oreficeria si aggiorna, diciamo, e diventa mantegnesca. E con questo ho finito. Grazie.